Shanghai, nonostante l'accanita resistenza dei cinesi che ricevono armi e rifornimenti anche per via fluviale, vive le sue ultime ore di resistenza, stretta in una morsa inesorabile dall'acqua, dalla terra e dal cielo. Truppe provenienti dagli Stati Uniti sbarcano per provvedere alla difesa dei concittadini residenti nella città. Tutti i principali edifici della concessione europea sono stati evacuati e protetti con accatastamenti di sacchi di sabbia. Le navi ancorate nel porto accolgono i profughi che sgomberano la zona delle concessioni, spesso violata dal bombardamento durante l'infuriare della battaglia. Nel retroterra, reparti cinesi autocarrati tentano l'ultima resistenza, coadiuvati dall'aviazione e dall'artiglieria. Dall'impeto dell'attacco nipponico che ha sferrato l'azione decisiva su Shanghai. Thank you.
cannone è stato sparato su Shanghai, che appare tramutata in una bolgia di fiamme. I giapponesi, entrando nel cuore della città, danno mano alle pompe per arrestare il dilagare degli incendi e incalzano le ultime truppe cinesi in rotta disordinata. Lentamente l'incendio si spegne e la calma si ristabilisce nella città martoriata, le cui vie appaiono popolate dalle truppe vittoriose che riorganizzano la vita cittadina sotto l'egida della bandiera dell'impero del Sol Levante. Thank you.